Il lupo torna a mordere, l'Avezzano riassapora il dolce gusto della vittoria contro un Forlì in crisi di gioco e risultati. I romagnoli durano solo un tempo, troppo poco per arginare le scorribande di Cerone e compagni capaci di spaccare in due match a colpi di classe e giocate d'alta scuola. Giampaolo si affida al consolidato 4-2-3-1 con Deramo ad impostare e Cerone a rifinire. Tra i pali conferma per il classe 99 Sinato. All'esordio sulla panchina romagnola, mister Stefano Protti disegna un 4-3-3 con Graziani terminale offensivo assistito da Cenci e Castellani. Ancora fuori causa Bomber Ambrosini. L'avvio dei Galletti è furioso. Dopo 90 secondi di gioco, Castellani approfitta dell'errore di Puglielli e in diagonale sfiora il palo alla sinistra di Sinato. L'Avezzano fatica a palleggiare di fronte all'aggressività degli ospiti, che si affacciano nuovamente in area biancoverde al settimo con un colpo di testa di Castellani che finisce fuori bersaglio. 24esimo, da una sortita del Forlì parte il contropiede marsicano. Dos Santos ha una gran voglia di spaccare la porta, ma il suo tiro è murato da un difensore romagnolo. Alla mezz'ora, altro lampo biancoverde. Deramo, cioccolatino per Cerone che trova la gran risposta di Semprini. 6 minuti più tardi, il 10 marsicano si destreggia già bene in aria, ma la sua conclusione finisce lontanissima dallo specchio. Nella ripresa l'Avezzano scende in campo con un piglio diverso e dopo 5 minuti la sblocca. Azione manovrata sulla sinistra, cross per Dos Santos, sponda per Cerone che col destro trafigge Semprini. Sesto gol stagionale per il fantasista biancoverde e partita sui binari giusti per gli uomini di Giampaolo. Il Forlì è sotto shock e l'Avezzano infierisce. Decimo, Cerone scatenato, tiro da fuori, ma Semprini è provvidenziale. 5 minuti dopo, Di Paolo va al cross e sbardella per poco non insacca di testa. Al 21esimo, cross al bacio di Pellecchia per Cerone che colpisce ancora fuori bersaglio. Al 34esimo, l'Avezzano perde il capitano Menna per infortunio ma trova il raddoppio 120 secondi più tardi. Cerone, pennellata su corner per la testa di Dos Santos che spezza l'incantesimo e porta i suoi sul 2-0. Terzo gol per l'attaccante brasiliano che sigilla i 3 punti per i marsicani. Con la serenità ritrovata, l'Avezzano gioca che una meraviglia. Pellecchia si beve mezza difesa del Forlì ma il suo tiro è respinto da Semprini. Sul proseguo dell'azione, palla ancora all'esterno pugliese che trova ancora l'intervento dell'estremo ospite. In pieno recupero c'è gloria anche per Sinato che è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Baldinini. Finisce 2-0 con l'Avezzano in trionfo e il Forlì in ginocchio. 3 punti di fondamentale importanza per i marsicani. Romagnoli ancora senza vittorie dal 30 settembre. Siamo riusciti ad ottenere 3 punti fondamentali, meritati dopo 4 pareggi 1-1, tutti identici, con la squadra che meritava in tutti e 4 i pareggi di vincere, e questo ovviamente è la risultante di quello che poi oggi siamo riusciti ad ottenere con i 3 punti e con un da zero indiscutibile. Cosa le è piaciuto di più, la sofferenza, la capacità di soffrire nel primo tempo o il bel gioco mostrato nella ripresa? Beh, la squadra ha sofferto, ma solo attraverso la sofferenza si ottengono i risultati, si ottengono le vittorie. L'anno scorso eravamo abituati a vedere sempre la squadra soffrire e vincere, oggi abbiamo visto diversi giocatori che hanno fatto il loro dovere e il risultato poi è stato quello di conquistare 3 punti. Speriamo che questa sia una vittoria che serva alla squadra per avere quella tranquillità, quella voglia di fare che possono consentire a noi di risalire in fretta in classifica. Ma sofferto, io penso che il Forlì abbia tirato pochissimo in porta. Sì, forse non abbiamo creato come al solito, però in questa condizione qui dove tu fai delle belle prestazioni e poi non porti a casa il risultato, a livello mentale non è facile, per cui insieme alla società ci siamo compattati, ci crediamo fino alla fine in questo gruppo perché ha delle grandi potenzialità. Poi il secondo tempo siamo usciti anche a livello fisico, siamo usciti bene, volevamo la vittoria, l'abbiamo raggiunta, sono contento per Dos Santos che si è sbloccato, ha fatto un gran gol e penso che poi alla fine la partita sia stata meritata. Noi non siamo una squadra che speculiamo sul risultato, no? Io
Quando sono arrivato qui ho cercato di dare un'unità alla squadra, di giocare sempre, perché penso che alla fine, quando la squadra gioca, crea un'identità, alla fine esce fuori. Loro sono stati molto bravi che non hanno perso questa identità. Secondo me, solo giocando, sfruttando al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori, possiamo risalire la classifica. E questo va sicuramente dato merito alla squadra, che crede in quello che fa. Ripeto, con una classifica deficitaria è normale che puoi perdere delle certezze, puoi perdere delle insicurezze, ma questa squadra ha sempre dimostrato di giocare sia in casa che fuori casa sempre con la stessa identità di gioco, e penso che quello sia una cosa dove io allenatore mi devo aggrappare al 100% su questa idea di gioco.